Prendimi con The News, io sono Alice Ceccarini, sentiamo insieme il sommario di oggi. Oi Paen, emergenza cure cuccioli. Essere animali, gli allevamenti biologici sono... Io Valentina De Nucci, ecco la nuova edizione di Prendimi con The News. Bentornati nella rubrica Educazione. Io sono Manuela Pintore, consulente della relazione felina. Benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica Virus. Ed ora siamo giunti al nostro angolo social. Lav, campagna hashtag a casa loro sui volatili in Italia. Oipa, Stella, cagnolina salvata in tempo dalla paralisi. Essere animali, inseguiti i camion che trasportano agnelli per Pasqua. Bentrovati in questa nuova edizione di Prendimi con The News. La prima notizia di oggi ci porta a parlare di volatili. Con le loro ali dovrebbero solcare i cieli, non rimanere imprigionati in minuscole gabbie. Eppure questo è il destino di decine di milioni di volatili in Italia, privati della loro libertà e venduti alla stessa stregua di oggetti. Dopo mesi di battaglie, l'associazione LAV ha ottenuto la legge per la prevenzione della diffusione delle zoonosi, che impegna il governo a vietare la vendita, la riproduzione e la diffusione di animali selvatici ed esotici. Ma rimangono solo pochi giorni per riuscire ad ottenere dai relativi ministeri la sua attuazione. Ma vediamo il servizio a cura di LAV. In onicoltura è un metodo diffuso, ma anche regolamentato per legge, è quello di imporre un anello inamovibile alla zampa del soggetto. L'anello riporta un codice che rappresenta nome e cognome dell'allevatore, la federazione che lo ha emesso, l'anno di nascita del soggetto, il diametro interno dell'anello più un numero progressivo univoco, appunto, che identifica il soggetto. Questo è anche un obbligo di legge. Non so di che si tratta. Che cosa sono quegli anellini che hanno sulle zampine? Alcuni. Perché vedevo che lui non ce l'ha, per esempio. No, perché vedevo che alcuni degli stessi non l'avevano. Però la stessa cosa. Ok. Vabbè, tanto è indifferente, diciamo, no? Ok, grazie. Dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di una famiglia in grave disagio economico, gli angeli blu dell'OIPA di Siracusa si sono mobilitati in aiuto di Stella, una cagnolina che rischiava la paralisi permanente. Dopo un attacco e un intervento di 3 ore perfettamente riuscito, la piccola Stella ha ricominciato pian piano a camminare. Una catena di solidarietà sarebbe l'ideale per poterla aiutare a arrivare alla completa guarigione. Vediamo il servizio. Dentro ci dovrebbe essere il midollo, praticamente c'è una compressione dell'80% e più del canale midollare. C'è un'ernia discale importante, che la compressione è esagerata. Dal 9 all'11 aprile il team dell'Associazione Essere Animali ha inseguito i camion che trasportano gli agnelli per Pasqua dall'Est Europa in Italia. Il 10 aprile è stata con loro anche l'eurodeputata Eleonora Evi. Grazie al loro supporto le autorità hanno riscontrato varie violazioni e sono stati sanzionati ben 3 camion. Ma vediamo meglio com'è andata nello speciale che segue. Il primo giorno lo abbiamo passato in viaggio per raggiungere il confine. Mentre ceniamo, definiamo nei dettagli tutto quello che faremo nelle giornate che ci aspettano. Lui è Francesco Ceccarelli, responsabile investigazioni. Ha organizzato tutta l'operazione insieme a Simone, il suo assistente. Hanno sotto controllo la logistica e la strategia. Lui è Simone Montuschi, il presidente di Essere Animali, e in questa indagine si occuperà di allertare le autorità e parlare con loro durante i controlli. Lui invece è Luca Melotti,
lo specialista scientifico del benessere animale. In pochi secondi guarda un camion e riesce a individuare le irregolarità, permettendoci così di essere precisi una volta che chiamiamo la polizia. E poi ci sono io, che in questi giorni documenterò tutto quello che andremo a vedere. Stasera si va a letto presto, perché domani si parte. Sono le 5:30 del mattino e stiamo già sul furgone, direzione Gonars, a 30 km dal confine con la Slovenia. Apica Gonars. La nostra modalità di intervento sarà questa. Ci appostiamo nella stazione di servizio, da dove è possibile vedere con chiarezza i camion che trasportano agnelli mentre passano dall'autostrada. Sali in macchina? E non appena ne avvistiamo uno, iniziamo a seguirlo. È là. Sì, quello lì, siamo. L'abbiamo raggiunto. Quanto ci abbiamo messo? 21 minuti. Allora, ora lo vedete? Vediamo il primo camion al chilometro 403 dell'A4. In base a quando lo abbiamo avvistato e alla velocità di percorrenza del camion, facciamo una stima del minuto preciso entro cui riusciamo a raggiungerlo. Il camion è passato alle 7:15, noi siamo partiti 4 minuti dopo, dovremmo riuscire a recuperare la distanza perduta in circa 8 minuti. Sappiamo che questi camion vengono da Romania e Ungheria e le loro destinazioni sono soprattutto Puglia e Lazio, perché è qui che ci sono i principali impianti di macellazione italiani per gli ovini. Per questo sappiamo che dovranno per forza passare da Veneto ed Emilia-Romagna. E si tocca 3-4 baratie, sono passati. Una volta dietro al camion ci accostiamo per capire la provenienza, fare una stima degli animali presenti e iniziare a individuare le eventuali irregolarità. L'abbeveratoio lo vedi di là, vai un pelo più avanti. Da un controllo visivo ci accorgiamo che il quarto piano è troppo basso. Soprattutto dei piani 2, 3 e 4 sono belli. Dal terzo gli agnelli toccano con la testa quello superiore. Se le condizioni sono problematiche, si chiede subito l'intervento della polizia stradale. Stradale di Venezia. Ora sono il presidente di un'associazione per la protezione degli animali. Stiamo effettuando un'attività di controllo sul trasporto di agnelli. La polizia ci devono richiamare e noi seguiamo il camion finché non arriva. La polizia ha richiamato, ha detto che chiamano un collega e cerca di farli intervenire all'altezza di Meo. Il camion viene fermato all'altezza di Padova. Non ci permettono però di assistere al controllo. Crediamo che l'intervento della stradale sia durato troppo poco e non viene applicata nessuna sanzione. Non sempre si riesce a far sanzionare i camion come vorremmo. Questo perché il regolamento che c'è ora risale al 2005, è obsoleto, non è in grado di proteggere concretamente gli animali e lascia troppo spazio a interpretazioni. Stiamo per tornare a Gonars quando dall'altra parte della strada vediamo un altro camion, invertiamo la rotta e lo seguiamo. Sono le 11:50. Non sappiamo di sicuro se c'è una irregolarità, però sarebbe meglio controllare. Occhio, occhio. L'autista in questo caso è molto aggressivo. Non andargli vicino. Però così non va bene. Si è arrabbiato, nel senso ci ha visto lì, ha suonato. Con questo dobbiamo stare attenti. Quando seguiamo i camion, anche se non abbiamo segni di riconoscimento sull'auto, capiscono presto chi siamo. Con la linea continua, guarda. Guarda, superare una macchina. A un certo punto ci stringe contro il guardrail, con una manovra improvvisa. Chiamiamo la polizia 3-4 volte, finalmente decide di intervenire all'altezza di Ferrara. Tra l'altro, siamo verso Chioggia, tra l'altro l'autotrasportatore ha anche cercato di tirarci fuori strada con un numero veramente incredibile. Mascherina l'avete? Sì. Il controllo delle autorità è durato alcune ore, noi abbiamo atteso poco distanti. Anche qui non ci permettono di filmare, ma il giorno dopo abbiamo chiamato la polizia per sapere l'esito. A presto, saluto, buon lavoro. Il comando operativo di Codigoro ci ha detto che ha elevato sanzioni amministrative, però ha detto anche che dobbiamo fare un'istanza d'accesso agli atti per sapere l'ammontare di queste sanzioni e quali sono le irregolarità che hanno trovato. Come sempre ci svegliamo prestissimo. Oggi con noi c'è una troupe di VD News. Staranno tutto il giorno per vivere in prima persona i controlli su strada e raccontarlo poi sui loro canali. Ore 8, avvistiamo un camion, montiamo in auto e lo inseguiamo subito.
riusciamo a farlo fermare noi. Vai piano, sai, manca 500 metri. Entro all'area di testa tra un chilometro. Basta. Sì, entra. Stavolta cambiamo tattica e prima di chiamare la polizia proviamo a fermarlo noi per potergli fare un controllo più ravvicinato. È la prima volta che riusciamo a stare a contatto con gli agnelli per più di 2 minuti di fila. Sono oltre 700. L'autrice di Vidi News mi aveva appena fatto un'intervista in cui spiegavo che difendere gli animali non è un eccesso di sensibilità, ma una questione di giustizia. Eppure, davanti a quegli sguardi, crollo. Provo un'enorme morsa allo stomaco. Amore, non è normale che bevino così tanto continuamente. Oh, Titta. No, patati. Tittano. Vederli, conoscerli, doverli lasciare andare via è difficile. Il camionista ci mostra un documento che attesta che è già stato fermato alla frontiera. Chiamare la polizia non avrebbe senso. Lo vediamo andare via. Torniamo verso la stazione di servizio che ormai usiamo come base, perché lì abbiamo appuntamento con l'eurodeputata Eleonora Evi, coportavoce nazionale di Europa Verde e membro della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto. Lei ha voluto fortemente quella commissione e oggi è qui per accompagnarci nei controlli. Averla con noi è importantissimo per far arrivare la nostra voce in tutta Europa. Ma come passo? Mentre siamo lì alla stazione di Gonars, verso le 12:30 vediamo un camion. Sono dietro le transenne. Proveniente dall'Ungheria. L'altezza dei ripiani è insufficiente, gli animali non riescono a muoversi in maniera naturale. Dalla macchina vediamo anche un agnello incastrato. Vedi che filma noi? Pianino tranquillo che tanto lo ripigliamo. Chiediamo subito l'intervento della polizia che all'altezza di Rovigo lo ferma. Vai qua dentro, vai solo all'ombra. Un suo collega lo stiamo richiamando. È il camion più brutto che abbiamo incontrato fino a questo momento e grazie al nostro intervento è stato sanzionato. Sì, non sono affollati appunto perché non potrei muovere. Lì, è lì così fermo da ore, incastrato tra la parete verticale e quella orizzontale ed è evidente che è in uno stato di sofferenza, è chiaro. Guarda che si muove. Sta cercando, sta provando a liberare. Lo vedi? Non sanno come utilizzarlo. Riprendete quello perché non riesce a bere, non ha ancora imparato a usare l'acqua, allora non sono in grado di bere. Ok, quindi questo significa che anche nelle soste precedenti, qualora fosse stata accesa l'acqua, loro comunque non sono stati in grado di bere. Sì, una buona parte animale non ha avuto il tempo di imparare a bere. Pezza al cuore vedere questa situazione, è qualcosa di angosciante vedere, si vede proprio la sofferenza di questi animali, si vede benissimo, si vede come non riescono a muoversi, ad alzare la testa, si vede come non riescono neanche a bere. Il sistema, anche se è legale, ma è assurdo, è assolutamente un qualche cosa che non può rispondere a minimi criteri di benessere animale. Abbiamo percorso oltre 2500 km e fatto 50 ore di monitoraggio. Questi giorni sono stati difficili, sicuramente fisicamente, ma forse questo è il meno. La difficoltà più grande è stata vedere questi cuccioli impauriti, stipati sui camion sottoposti a sofferenze continue, strappati troppo presto dalle loro madri. Il pensiero che ogni tanto mi è venuto in questi giorni è che difendere gli animali è una scelta forte che ti porta spesso a pensare stai combattendo qualcosa che è più grande di te. Dobbiamo mettere in discussione le nostre tradizioni, quello che siamo sempre stati e quello che siamo sempre stati abituati a fare. Il trasporto degli animali vivi è uno dei momenti più crudeli dell'industria della carne e non solo nelle festività. Dobbiamo cambiare questo sistema, dobbiamo farlo subito perché non c'è più tempo da perdere.
Ed eccoci arrivati allo spazio dedicato alla rubrica adozioni. Un amico fedele e due occhi che ti guarderanno sempre con amore e non ti lasceranno mai. Questo e tanto altro sono i nostri amici a quattro zampe. Adottare è un gesto importante sia per noi che per loro. Quindi per chi volesse farlo può contattarci alla nostra redazione al numero WhatsApp 351 1755 144. Ma vediamo insieme gli appelli selezionati oggi per voi. Vi presentiamo Pelle, un pitbull di circa un anno dal carattere buono e socievole. È bravo al guinzaglio ed è pieno di vitalità e voglia di giocare. Anche Pelle è uno di quei pelosetti che soffre la reclusione e la mancanza di affetto da parte di una famiglia che vuole accoglierlo e donargli la vita che merita. È da testare con i suoi simili. Verrà affidato, castrato, vaccinato e microchippato con preaffido e modulo di adozione. Adesso vi presentiamo Ercole, uno splendido meticcio di taglia grande di circa 4 anni. Ercole ha un carattere socievole e tranquillo, molto attento a ciò che lo circonda, ed è brava al guinzaglio. Condivide il box con una femmina, ma è da testare con i maschi. Soffre molto la reclusione e avrebbe bisogno di un punto fermo nella sua vita ed una famiglia che gli regali tutto l'affetto di cui ha bisogno. Vogliamo provare ad aiutarlo? Verrà affidato con preaffido e modulo di adozione, vaccinato, castrato e microchippato. Vi aspettiamo. Ed ora è il momento di presentarvi Punto, un bellissimo mix setter inglese di circa 7 anni. Nonostante non sia più giovanissimo, è curioso, gioviale ed estremamente giocherellone. Bravissimo in passeggiate al guinzaglio, l'area sgambo per lui è un vero porco giochi. Correre, annusare e fare nuove scoperte sono sicuramente le attività che più lo entusiasmano. Divide il box con maschi e femmine senza problemi. Si affida vaccinato, microchippato e castrato con preaffido. Ciao a tutti, mi chiamo Mezzacoda. Sono tanto dolce e coccolone. Ho solo 7 mesi e sono ancora un cucciolone da sbaciucchiare. Mi trovo in Puglia, ma arrivo in tutta Italia per una buona adozione. Sono testato FIV e FELV negativo e verrò affidato con iter di pre post affido più firma modulo di adozione. Cosa aspettate? Adesso è arrivato il momento della rubrica hashtag io guardo prendimi con te news, un momento interattivo creato per i nostri telespettatori. Infatti in questo spazio pubblichiamo tutte le foto che ci inviate al nostro numero WhatsApp 351 1755 144 e che ci mostrano voi e i vostri meravigliosi amici a quattro zampe. Mi raccomando, continuate a farlo. Ma intanto prendete il vostro cellulare, fate una foto al televisore mentre guardate il nostro notiziario ed inviatecela. Sarà pubblicata nei nostri canali social. Vediamo insieme le foto di oggi.
Ed ora le indicazioni per continuare a seguirci sui nostri social. Vi ricordiamo che siamo sulla piattaforma Facebook alla pagina Prendimi con te News. Seguiteci anche su Instagram con il nickname Prendimi con te TV. E anche lì troverete tantissime foto sui nostri amati amici a quattro zampe. Vi ricordiamo che la nostra redazione risponde a tutte le vostre domande al numero WhatsApp 351 1755 144. Ed anche per oggi il nostro notiziario è giunto al termine. Vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo numerosi alla nostra prossima edizione. Un saluto a tutti voi da Linda.